mare, amanti della cucina marinaresca e delle specialità di mare, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Come dice il nome della trasmissione, abbiamo veramente un cuoco a bordo. In questo momento è fuori, è in mare, e noi fra pochissimi istanti lo andremo ad accogliere sul molo. Lui intanto sta facendo le sue cose, sta prendendo pratica con le operazioni a bordo, e questa è una peculiarità della nostra trasmissione. Però nel frattempo in cui io mi trasferisco sul molo ad accoglierlo, io ho da farvi ascoltare delle pillole di storia culturale e insomma in ambito ittico, come sempre facciamo. Quest'oggi avremo veramente due specialità importanti del nostro mare, del nostro pescato: i sardoncini e i bombolini, e le onnipresenti vongole, che naturalmente sono presenti, sono il fil rouge di tutte le nostre puntate. Preparazioni diverse, il marinaio e lo chef interpreteranno queste tre specialità del nostro mare per Cuochi di Bordo. Parliamo oggi di pesce azzurro, in particolare alici e lumachino, lumachino di mare. Le alici, che dire, una squisitezza che non può assolutamente essere, come dire, bistrattata, considerando il pesce azzurro un pesce da meno. No. Adesso ha effettivamente una qualità riconosciuta da tutti, in primis dall'ambiente medico, e diventa un piatto speciale anche per i bambini. Ma soprattutto è una leccornia, basterà ricordare un cascioncino piegando una sfogliatina di piadina con dei sardoncini arrosto e delle erbette profumate? Beh, direi che il pasto è completo. E passando al lumachino, il lumachino di mare è un pesce di raccolta, non è un pesce, è un frutto di mare di raccolta, che le popolazioni costiere hanno preso a in qualche modo riconoscere come interessante, anche per essere un cibo rituale. Questa è una cosa curiosa, un cibo che veniva ricercato nei cambi di stagione e soprattutto per in occasione del solstizio d'estate. Sappiamo come nel solstizio d'estate sia un rito mangiare le lumache, che è un frutto di terra. E allora per le popolazioni che erano sulle rive del mare, il lumachino diventa la chiocciola di mare, un cibo da adoperare in tingoli con molte spezie, con l'uso della conserva di pomodoro e immancabile il profumo del finocchietto selvatico. Questa tradizione alimentare è rimasta a lungo a Fano, fino all'odierno, con appunto l'usanza di costruire in cucina un intingolo profumatissimo pieno di spezie e finocchietto selvatico con lumachini di mare da consumare prima dei giorni della Pasqua. Allora Giovanni, ben arrivato, ti do una mano anche sì. Se tu non ne hai bisogno, perché sei un uomo esperto di mare, in quanto tu hai fatto il mestiere del marinaio per 20 anni, quindi adesso sei passato dall'altra parte, siamo alla sponda dove cuociamo il pesce anziché pescarlo. Allora, com'è andata questo ritorno alle origini? Ma guarda, io avendolo fatto comunque ho avuto un grande piacere di incontrare comunque i miei colleghi che hanno iniziato ad andare in mare quanto ho iniziato io, e rivedere comunque l'attività che ho sempre fatto,
e dà un bel gusto, comunque, risalire a bordo. Quindi hai messo mano agli attrezzi, hai pastrocchiato un po'. Abbiamo fatto la calata, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, abbiamo vallato le vongole, abbiamo legato i sacchi, abbiamo pulito e insomma è stata una bella giornata. Allora hanno avuto un marinaio in più. Una mano in più. Va bene, allora adesso tu lo sai, dobbiamo andare a comprare il pesce che poi ci servirà per questa sera, esatto, per preparare le ricette. Esatto. Ok? Allora, intanto che andiamo, poi mi spieghi un po' tutto quello che hai fatto. Tutto perché quello che abbiamo fatto. Siamo arrivati al mercatino, qui nasce tutto. Bravo, è vero? Dobbiamo prendere il pesce che ci serve per questa sera, pesce allora, fresco. Intanto Stefano è arrivato, quindi abbiamo da scegliere il meglio, poi dopo lui si arrangia. Dopo lui adesso scegliamo le cose che ti servono. Bravo, a te. Bravo, prendiamo bene, bravo. Così dopo adesso per dobbiamo lui fare i lumachini con finocchio selvatico, le vongole e gli alici. E gli alici. Bravo. Questi sono alici. Alici. Quindi prendiamo 2 kg di alici, 2 kg di vongole e 2 kg di lumachini. Questo è tutto. Ho pescato del giorno, ho pescato dalle nostre barche. E cosa c'è di migliore del pesce, anche se povero, ma fresco. Ma fresco. Quanto è importante per voi ristoratori avere una materia prima, non dico a chilometri zero, ma a miglia marina zero, diciamo, o se non zero molto innanzitutto vicino. Innanzitutto far imparare al cliente che non sempre si deve chiedere quello che non c'è, ma quello che ti dice il ristoratore di mangiare, perché sappiamo da dove viene, da dove arriva. Esatto, quindi molte volte conviene essere consigliato dal ristoratore, farsi preparare quello che di più fresco ci può offrire al momento la nostra pesca, perché non sempre non noi riusciamo a trovare tutte le qualità di pesce, è normale. Però allora, fin tanto che non arriva Stefano, le robe migliori per noi, mi raccomando. No, mi sono raccomandato sì, che sì, è così. Fatto bene, no, Stefano dopo, viene dopo. Dai, sì. Consigli, sì, esatto. Non intestardiamoci sempre sulle stesse cose. Molte volte conviene ascoltare il ristoratore e farsi dire dal ristoratore quello che di meglio la nostra flotta peschereccia ha da offrire nei periodi stagionali migliori. Un chilo di sardoncini qui, di sardoni e le vongole. Le lumachine. Esatto. Perché questa sera diciamo che la ricetta, le ricette che il ristoratore che interpreta e il marinaio che impersonifica un po' la ricetta più tradizionale verterà su queste tre specie, esatto, no? E il sardoncino. La vongola che naturalmente e l'umachino, i bumbulini. Mano a mano segnatevi, perché queste terminologie sono importanti. Se venite al mercato del pesce non sparate te, bombolin, teston, no. Il teston è bombolin, i sardon e le purasse. In dialetto sono quelli. Questo è esatto. Benissimo. Allora, noi abbiamo comprato tutto? Siamo perfetto. A posto? Perfetto, questa è la mia, la tua? Allora dammi la tua che è più fresca. La vedi? Quanto alla fine ci avete rimesso? Vabbè, allora bene, adesso andiamo in cucina. Andiamo in cucina. Okay. Va bene, perfetto. Ci vediamo dopo nella cucina. Più benissimo. Va bene, grazie. A dopo. Via Stefano. Oggi parliamo di molluschi bivalvi lamellibranchi, che noi troviamo in commercio sempre confezionati, quindi i molluschi bivalvi sono le vongole e le cozze. I lamellibranchi in realtà sono i bombolini, i gasteropodi, quindi raguse, sgarose. Questo è un prodotto che deve essere sempre confezionato, quindi lo possiamo trovare nel commercio solo in confezioni, che sono retine. Che chi le appone queste retine? Le retine le appongono i centri confezionamento molluschi, in cui il prodotto arriva direttamente dalla barca con un attestato di registrazione che serve per la tracciabilità. Vengono apposte queste retine, in cui sulla retina c'è una etichetta e nell'etichetta c'è riportata la data del confezionamento e ci sono riportate alcune caratteristiche, il nome del prodotto, la ditta che le ha prodotte. Thank you.
Avelino. Oh, eccoci qua, finalmente siamo in cucina. Ciao, Avelino, siamo ciao. Entrati nella cucina. Nella cucina. Allora, Giovanni, siamo nella tua cucina, esatto. Siamo pronti a vedere con l'aiuto di tuo figlio che è ai fornelli, lo chef del ristorante e Stefano qui, Stefano, il nostro amico pescatore. Sì, no, lui è il fil rouge di tutte le puntate. Sì. Lui, il collegamento lui, con tutti. Lui incarna la ricetta, quella proprio tradizionale. Quella tamugna. La tradizione. La tradizione. E, però anche qui c'è il rispetto della tradizione, ci tenete, chiaramente, giustamente, cucina che rispecchia il territorio e la materia prima. Quindi oggi il limite tra tradizione e innovazione sarà molto sottile, però chiaramente mostreremo con quello che abbiamo comprato al mercato stamattina, esatto, giusto? Eventuali variazioni, grazie al tuo figlio, di comunque elementi importanti. Perché gli elementi di questa puntata sono i bombolini, le vongole, e le alici. I sardoni. Faremo, anzi farà tuo figlio in una preparazione che è più classica, non si può, che è alla griglia rigorosamente. Alla brace, con la carbonella. Benissimo, allora gli ingredienti sono pronti, io direi di affrontare la vostra preparazione. Esatto. Vedo già elementi particolari, vedo salsa, vedo finocchietto, come li proponete allora, i vostri clienti? Praticamente le lumachine non si fanno se non c'è finocchio selvatico, ecco. Perché poi in foglie deve essere finocchio fresco, e in effetti noi anche d'inverno devi pensare che quando non c'è il finocchio selvatico che non si trova, io mi rifornisco da un rivenditore che produce erbe aromatiche per avere il fresco. Non si possono fare le lumachine. Giustamente ha più profumo, no? Esatto. Poi dopo ci si aggiungono dentro il limone, che è tradizionale. Il limone. La scorza di limone. Ah, ecco. Che è tradizionale della marineria, comunque della nostra cucina. A tocchetti, a pezzettoni. A tocchetti. Sì. Poi c'era dentro i lumachini. Che chiaramente a contatto con l'olio bollente sono già prolessati, perché già vanno prolessati prima questi qui, perché devono essere prolessati. Naturale, vanno perché puliti. Per togliere le linguette vanno prolessati e rilavati vigorosamente per fargli staccare tutte le linguette, in modo tale che rigorosamente, quando... rigorosamente, perché giustamente, come diceva Giovanni, esatto, hanno le ponticine, no? Esatto. E queste qui possono dar fastidio quando una volta non le mangi. Mangiare, invece così non le hanno proprio. Vanno. Quindi è una cosa in più per il cliente, che quando va a mangiare è meno infastidito da questa linguetta che si trova se no in bocca. Non se le poi trova dopo nessuno. La preparazione davanti con il vino e gli altri ingredienti che adesso aggiungerà Francesco. Quindi vino. Vino bianco. Le proporzioni più o meno? Guarda, loro, se lui lo sa, si va a occhio. A occhio. A un po'. Perché andasse in briachi. No, esatto. Noi diciamo sia l'olio che il vino deve essere bello forte. La cucina buona deve essere anche un saporita. Po' grassa, grassa. Un po' grassa nel senso l'olio ci va, no? Bocca unta non dice mai male, affanno dicono, bocca unta non dice mai male. Bocca unta non dice mai male. È un detto. Va bene, facciamo la traduzione. E adesso vedo che lui sta inserendo il peperoncino. Esatto. Peperoncino. Perché il peperoncino? Per dare una spuntina, allora, qual è il peperoncino? È comunque un gusto che ormai... è tradizionale, non ci mettiamo tanto pepe e tanto sale perché comunque sia non ne richiedono, poi va aggiunto la salsa di pomodoro e si va a finire in cottura, che è abbastanza lunga. Comunque adesso noi faremo vedere i passaggi e poi faremo vedere comunque il piatto finale. Ecco, in questo momento gli ingredienti sono tutti all'interno dentro della casseruola. Adesso deve cuocere da solo, così senza mescolare tanto. Una volta che ha amalgamato tutti gli ingredienti, lo si lascia così andare per una buona oretta. Quindi il bombolino prelessato, quindi già una sua cottura. Ti serve il tempo che utilizzi soltanto per far ritirare tutto il sugo e per farlo amalgamare. Quindi immaginate che cosa si crea all'interno del tegame in questa mezz'oretta, oretta. Un'oretta ci vuole. Un'oretta come abbondante. Quindi questa fucina di sapori, l'amalgama. Noi per chiari motivi, no? Giustamente, naturale, proporremo il piatto finito. Televisione, vi faremo vedere il risultato finale, anzi ce lo dovremmo avere. Facciamo un breve excursus perché chiaramente, eccolo qua.
lo possiamo avere a favore di camera, guardate come si è rappreso da quel sugo che era, da quel sugo che era. E qui c'è godimento puro. Qui, qui la scarpetta è d'obbligo, la scarpetta, mezzo filone di pane, insomma, là, qui, qui ci vuole, è vino, vino fresco e bianco. È... Più che una scarpetta è uno scarpone, sì, una scarpone. È un 47, sì, sì, qui, ho capito. Qui, si mangia vabbè, dopo. Qui, qui siamo nella piena tradizione, qui proprio non si fugge. Non si fugge. Non si fugge. Benissimo, allora noi adesso tanto andiamo, quello lo lasciamo quello andare. Adesso Stefano ci propone. Stefano, tu io, invece come interpreti? Io il lumachino, lui l'ha fatto giustamente, quella è la tradizione, io lo farò bianco, senza bianco. Pomodoro. Ecco. Senza pomodoro, diciamo che anche una volta magari, magari a bordo li facevano, mancava il pomodoro, e mancava che? Il pomodoro. E magari li fanno, li facevano, ci mettono sempre gli stessi aromi, nel senso metto sempre l'olio, abbastanza olio sempre, perché anche il bombolino... diciamo lo richiede. Vuole, richiede, una volta, adesso accendo, scusate, fuoco. Ecco, metto il fuoco. Qui siamo, siamo davanti a una cucina fantastica, io, a me piacerebbe avere questa cucina a casa, ah, però insomma, metto tutti sempre quanti. Il finocchio, anche io, finocchietto quindi fresco. Quindi base di partenza più o meno la il finocchio è indispensabile nel bombolino, il finocchio. Poi prendo il bombolino, sempre puliti, lavati, anche questi sono lessati. Sono lessati. Ci metto un po' peperoncino. Di peperoncino, un pizzichino di sale, ecco. Loro di natura sono abbastanza sapidi, cioè basterebbe la loro acqua che... Il lumachino non fa tanta acqua. Non fa tanta acqua, no. Quindi comunque un po' di sale, una spinta di sale. Essendo di mare, no, acqua salata, sempre già saporito, no? Io ho saputo che qualcuno utilizza anche l'acqua di mare per fare gli allungamenti, ma... per rispettare... Però ecco, quelli sono una volta diciamo insaporiti con queste. Anche qui sfumiamo. Vino. Col vino, anche qui col vino. Bello. Ecco. Bello, Bello, col vino. Ecco, ad occhio faccio, anche qui. Naturalmente faccio evaporare adesso. Benissimo. Tutti questi diciamo aromi prenderà tutti questi lumachini prenderanno tutti questi aromi. Una volta ritirati. Però qui rispetto a lui che ha l'esigenza di far ritirare no, comunque il sugo, devono prendere anche questi qua. Devono prendere anche questi. Naturalmente si fa molto prima perché il pomodoro naturalmente tu lo sai e deve anche bollire un po' perché sennò no, può essere qui un invece po' diciamo acido. Che una volta che è evaporata la parte alcolica del vino anche e qui, facciamo sì. Restringere un po' sì, sì. Il contenuto della pentola esatto. E sono già, e già sono pronti, sì, già sono pronti. Certamente qui diciamo lì si gode un po' di più perché ecco. Puoi fare anche qui, puoi fare un po', un po' meno, però lì un po' però di più, no? Tanto lì puoi anche nuotare in mezzo lì al sugo, no? Senti, però sono due preparazioni che hanno due basi di partenza simili, però secondo me, insomma, penso di riuscire a interpretare abbastanza bene le due cose, hanno due sapori e due consistenze diverse, perché qui il pomodoro gli dà un'acidità, gli dà esatto. Una consistenza diversa, che in bianco invece forse sì, no? È naturale, manca quell'ingrediente, come dicevo prima, il pomodoro che... No, è fondamentale, però ecco, questa diciamo è come si fanno, no? Come dovrebbe essere fatti. Queste qui invece un'alternativa. È un'alternativa che se uno vuol fare un po' prima è buono uguale perché si sente sempre il finocchio, si sente sempre no, i suoi sapori, li senti. Questo diventa un antipasto, diciamo. Esatto. Ecco. Il lumachino per sì. La maggiore va come antipasto. Come antipasto. Beh, di facile preparazione anche nelle è facile è anche questo qui perché sì, sì. Se tu pensi che ci si bisogna mette... avere solo un po' di pazienza, come in tutte sì, le cose buone. Esatto. Comunque in cucina c'è una preparazione, perché non naturale. È una cosa semplice. Questo adesso certo. Tu vedi, sempre facile, ma come dice Giovanni, il bombolino è pulito, però per pulirlo va sì. Bollito, va lavato, va rilavato. Sì. Hai capito? Sì. C'è una preparazione a monte perché... Noi abbiamo il prodotto già pronto già ad essere pronto, utilizzato, però ha bisogno di una preparazione. Esatto. Sì, ma nemmeno tanto, diciamo. Però un minimo però bisogna farlo, sì, quello sì. E quindi questa è diciamo un elemento del nostro mare, no? Voi siete due i lumachini, marinai esatto. Quindi sono sempre fatto parte della cultura marinara fanese, della marinaria, in quanto io mi ricordi chi viene quindi qui nei ristoranti della nostra zona lo ricerca anche come piatto, allora, no? È molto c'è è chi molto viene proprio perché vuol mangiare quel piatto. Quel piatto.
sono eccezionali. Ti telefono e dico io voglio mangiare i lumachini. Sono eccezionali, veramente, guarda, ti invito a venirli a provare da Giovanni perché sono veramente buoni. No, ma dopo faremo una bella cucciata. Sì. Con la scarpetta di pane, i lumachini non ti sono tanto simpatici. No, diciamo che non rientro nel mio range di... piatti preferiti, però devo dire che ti sporchi un po', hai capito? Ti devi sporcarti con le mani, capito? È un piacere anche quello mangiarli così. Ci vuole un po' di pazienza per mangiarli. Sì, sì. Però non è una bistecca. Si è ripagati ampiamente di questo piccolo fastidio di dover spacciugare. Insomma. Va bene, allora noi vi abbiamo presentato il primo elemento che abbiamo catturato questa mattina, un po' dal mare, un po' dal mercatino, quindi adesso riassettiamo la cucina e poi vi facciamo vedere il secondo passaggio, i secondi protagonisti di quello che è questa puntata di Cuochi di Bordo, dove presentiamo forse un assetto di elementi fra i più rappresentativi del nostro mare: sardoncini, bombolini e vongole, cioè quindi la triade sicuramente più rappresentativa, con la quale anche voi chef vi divertite parecchio, cioè giocate abbastanza. Ma per carità, a parte il lumachino, che il lumachino bene o male comunque lo fai così, per il resto alici e vongole si sposano praticamente con tutto, ma poi la materia fresca si sposa con tutto, cioè con tutto, c'è poco da fare. E infatti abbiamo poco distante da qui una bella pasta fresca che insomma dopo vedremo la seconda ricetta. Il pentolone bolle, quindi qualche secondo e poi ritorniamo con Cuochi di Bordo. Eccoci qua, riassettati per Cuochi di Bordo, per presentarvi la seconda parte in cucina, dove entra prepotentemente a gamba tesa l'altro elemento della... Il sardone e le vongole che abbiamo visto questa mattina freschissime, anzi avete fatto anche le calate, le avete prese, grande abbondanza in questo periodo di vongole, però il sardone, il sardoncino... Le alici in svariate modi, possibilità, ne vedremo due, forse tra i più, uno sicuramente il più classico in assoluto, dove possiamo dire la semplicità regala il meglio del sapore di questo elemento, perché essendo un pesce che naturalmente va rispettato come abbastanza delicato, meno lo andiamo a... No? Smastricciare, meglio è. Allora, Stefano, tu come interpreti questi due elementi? Io praticamente farei dei sardoncini spinati, naturalmente, spinati, perché faccio un sugo praticamente. Sugo. Un sugo per la pasta. Benissimo. Allora, sardoncini spinati. I sardoncini sono questi qua. Allora, si prendono, naturalmente sono spinati, perché si prende il sardoncino, adesso si prende per sotto per la pancia, si apre e si toglie la spina, naturalmente. E anche la testa. E la testa, naturalmente, tutto l'interiore che ha. I due filetti, praticamente. Sono filetti di sardoncini, no? Ecco, poi cosa faccio? Prendo l'olio, nell'olio ho messo diciamo un po' di finocchietto fresco, dell'aglio, e ci trito anche un pochettino di cipolla, diciamo. Il finocchietto è il grande protagonista di questa puntata di Cuochi di Bordo, perché c'è praticamente in tutte le preparazioni. Parecchie. Ci metto un po' di cipolla, naturalmente, una volta fatta, diciamo, soffritta un po', ecco, sì, va bene, soffritta lasciamo la cipolla, diciamo, sbianchire. Sì, butto giù i sardoncini, dei filetti di sardoncini. Anche questi prendono il calore, già sono quasi a posto. Due secondi sono subito cotti. Addirittura li facciamo anche, no? Giovanni con l'aceto, cotti marinati con l'aceto. Marinati. No? Ecco, faccio poi andare. Con questi fuochi professionali, chiaramente ci si mette. Ci metto due vongole. Vongole sgusciate. Sgusciate, naturalmente sgusciate, due vongole. Ecco, una volta preso un pizzico di sale. Un pizzico di sale, un po' di peperoncino per dargli la spinta, quel tocco, no? In più. Eccolo. Una volta presi una sfumata di vino bianco. Ecco qua. Adesso sfuma la parte alcolica del vino. Va bene. Sfuma la parte. È bello già da così? Sì. Senti che profumi, che profumo fantastico. Infatti, mentre fai il sugo, diciamo, la pasta
anche prima, perché poi facciamo delle pasta fatte in casa, sì, che ci vuole pochissimo. Pochissimo. E quando ha sfumato il vino, no, che non si sente più la parte alcolica, si mette, no, dei pomodorini tagliati. Ok. Dei pomodorini tagliati. A fresco anche, sì, questi, così. Basta pochissimo, basta. Eccolo. Colori anche fantastici, perché c'è il rosso del pomodoro, c'è, okay, questo sughetto, l'olio creato, extravergine. L'olio extravergine. Finocchio selvatico. Sì, sì, finocchio selvatico, tutto. E qui praticamente il sugo è pronto. È già pronto. La pasta 2 secondi, si fa saltare nemmeno un secondo sul sugo, si fa tirare un po', basta. Quindi espresso. Basta. L'unica cosa che merita un po' più di tempo è la pulitura delle alici. Fatta quella... 2 secondi fatto il sugo, diciamo. Fatto il sugo, non ci vuole nient'altro. Anche perché poi il pesce fresco, meno lavori, meglio è. Proporzione tra vongole e... Piacere. 50-50. 50-50. Sì. Chiaramente l'alice, subendo l'azione del fuoco e del calore, un po' si rompe, si rompe, perché sono molto delicate. E quindi crea una sorta di crema di amalgama. Sì. Già vederla così è bellissima. È speciale. Va bene, quindi abbiamo visto come i due elementi possono essere uniti grazie alla maestria di Stefano, che ha saputo coniugare. Molto bello coniugare. Sono anche coniugato. Si è anche coniugato. I due elementi. I due elementi. Okay. Invece, separati ma non divorziati, i due elementi verranno trattati da tuo figlio, che farà una preparazione per classica, quanto riguarda classica la vongola. La vongola, la marinara. Dove anche qui non lesiniamo nel buon olio. Esatto. Mi raccomando, l'olio che sia extravergine e di buona qualità. Usiamone. Magari un po' meno, ma... Il giusto, ma che sia buono. Esatto. Ne guadagna la nostra salute e soprattutto anche il nostro portafoglio. Perché se poi un olio condisce bene, ne serve anche un pochino di meno. Meno della metà. Esatto, vedi? Quindi anche qui, partenza freddo, olio subito... Sì. Vengono coperte con coperti, dobbiamo prendere calore, ma ci vorrà 5 minuti neanche. 5 minuti il piatto è pronto, che poi una vongola fatta così ci puoi condire con un piatto di spaghetti o un piatto di pasta. C'è ributti lì, hai già fatto. Già fatto il sugo. Fantastico. La bellezza di questi elementi, sono elementi del nostro mare che ci permettono anche di fare una cucina e delle ricette buone ma a anche poco prezzo, espresse, veloci, che non, pratiche. Non impegna proprio chi cucina, non impegna. Perché abbiamo visto, ci vuole un minuto e mezzo, 2 minuti. Quello guarda, quando l'hai aperta è sugo, è fatto. Caliamo la pasta, pasta rigorosamente fatta a mano, fatta in casa dalle mani della moglie, che si chiama... Donatella, salutiamo Donatella, Santemani ha preparato dei tagliolini fantastici. 2 minuti nell'acqua e poi finiamo la cottura. Per naturalmente far sì che... Guarda, già è venuta a galla, ecco, come sempre si dice, quando viene a galla è già pronta. È già pronta. Anche perché lo spessore è veramente... Sì. Infatti il tagliolino è così, no? È così. Bisogna stare molto attenti alla cottura perché può passare tutto. Sì. Ecco, è pronta già. Scusa, lì, Stefano. Tagliolino, principe delle ricette di pesce, diciamo, sì, così. Da noi sì, in quanto lo proponiamo in diverse soluzioni, sia con sugo bianco che rosso. E rosso. Il sugo bianco è un classico fatto con seppie, calamari, gamberi, fantastico, e vongole sgusciate. E il pomodorino fresco. Pomodorino il rosso lo proponiamo in alternativa con sugo fatto con sogliole, gallinella. È un sugo un po' particolare, una cottura abbastanza lunga che viene fatta in un pentolone di pomodoro, poi dopo vengono praticamente spinati tutti i pesci e rimessi in cottura, a finire la cottura, nello stesso pomodoro. Quindi viene un sugo che ha degli umori veramente eccezionali, che con la pasta fatta in casa ci stanno veramente mi bene. Ricorda molto la bouillabaisse francese, dove loro cavano e mettono i pesci per dare più sapore. Vediamo com'è, a che punto il sauté. Fantastico, qui è veramente stupendo, guardate. Si sono aperte tutte freschissime, sono passati veramente 4 minuti d'orologio, per cui... La vongola non deve cuocere tanto, se no si rinsecchisce e si ritira, esatto, secca. Invece deve rimanere così, bella, umida, appena aperta, appena
cioè deve cuocere poco. Noi nel giro di 5 minuti abbiamo fatto un antipasto e un primo. Esatto. Quindi veramente cucina molto rapida, elementi di prima categoria per avere sicuramente sulla nostra tavola il Bengodi, sì, che il mare ci regala. Degli elementi così, freschi. E, diciamo, veramente a portata di tutti. Ci rimane soltanto da vedere come Francesco tratterà le alici nella più classica delle preparazioni che possiamo fare. Esatto. Anche qui elementi di prima categoria. Abbiamo la nostra alice già preparata e viscerata in precedenza, poi praticamente non viene spinata. Ecco, non viene spinata. Poi con un'impanatura di pane praticamente secco e grattugiato finemente, viene condito con l'olio extravergine, prezzemolo. Chi vuole ci aggiunge l'aglio, ma nel ristorante purtroppo molti hanno richiesto che nelle ricette non ci sia l'aglio per tanti motivi che hanno. E allora lo facciamo senza aglio, ma a casa si può fare anche con l'aglio. Vengono... Oh, avete visto, no? Lo dico perché, sai, molti ci chiedono, ma come si prepara? Cioè, qui lui ha utilizzato gli elementi separati, li ha amalgamati, esatto, nella boule. Esatto, cioè sì. Il prezzemolo l'ha messo, sì, dopo. Anche perché il discorso è questo, se tu, molta gente, quando fa, diciamo, il pesce alla griglia arrosto, sbaglia perché condisce la mollica. Esatto. Allora, condendo la mollica con l'olio, una volta metto il pesce, ecco, no, non si attacca più nel pesce. Invece il pesce deve essere, diciamo, pulito e lavato, no? E asciugato. È messo subito nella mollica. La mollica, con l'umidità del pesce, si attacca subito sul pesce e poi dopo si condisce con olio, sale, ecco, e tutto quanto. Avete allora capito? La mollica rimane attaccata al pesce. Avete capito? Il segreto è questo. Avete non pesce. Condite la mollica, non metteteci l'olio, non metteteci il prezzemolo. No, scivola, no? L'olio scivola. Dopo non si attacca non più, diciamo, sul pesce. Vedete, Cuochi di Bordo vi insegna anche piccoli trucchi della sapienza culinaria marinara. Vedi quanto applicata. Sono belli, come è attaccato bene, diciamo, l'impanatura, la mollica al pesce. Per anche la disposizione nella gradella ha un suo perché, bisogna saperli mettere, perché... Se si sbaglia leggermente, rischiamo per strada. Oppure anche vicini, no? Molto vicini, sovrapposti. Modo, esatto, vicini, attaccati, in modo che prendano la cottura giusta, tutti uguali. Anche perché questi qui, quando li cotti 2 minuti da una parte e 2 l'altra, basta, non li devi girare più tante volte. Benissimo, allora la parte della cucina è, diciamo, terminata. Grazie a Stefano che impersonifica il cuoco marinaro. Di mare. Grazie a Giovanni e a Francesco che hanno utilizzato la loro cucina per mostrarci naturalmente la possibile variazione sul tema. E adesso io li lascio terminare le preparazioni perché mi attendono gli ospiti in sala per chiudere questa puntata di Cuochi di Bordo. Buonasera, noi abbiamo fatto un lavorone in cucina che vi preannuncio vi darà grande soddisfazione. Bene. Alla tavola, quindi insomma ci apprestiamo, caro Ettore. Cosa avete attaccato? Abbiamo messo insieme 3 elementi fondanti della cucina marinaresca fanese: sardoncini, bombolini e vongole. Li avete trovati? Li abbiamo trovati. Non poteva andare meglio. E abbiamo utilizzato l'elemento elegante per antonomasia, che un po' sarà anche argomento di questa, insomma, chiacchierata davanti a buone preparazioni. L'olio d'oliva. Luca, l'acido oleico monoinsaturo che rappresenta la base. Ti prego di dire olio da oliva. Ecco, io lo sapevo perché olio ogni volta che oliva. Io e Ettore ci confrontiamo, olio da oliva. Ecco. Non di oliva. Da oliva. Ecco, a posto. Bene, tutte cose del territorio. Quindi. Il territorio. Mare, la collina. Abbiamo cercato di radunare un po' tanti elementi. Stiamo bene. Stiamo bene. Tanto che siamo qui un pochino. Prego. Ecco, quindi qui già siamo, come si dice, un'entrata, un'entrata perfetta. A gambo teso, ho detto io, no, perché qui
insomma, le camicie e le magliette bianche. Sì, ci vuole il. Sono ad alto rischio, ma. Vabbè. Sì, infatti, qui non so, sentiamo il bavaglio. No, ma facciamo di necessità virtù. Sì, come ci viene. Come viene. L'unico autorizzato a sbagliare sono io, che non sono del territorio. Ecco, va bene. Cioè, perché da noi queste cose non ci sono. Marco, però l'esperienza dovresti averla acquisita ormai. Sì, cioè, diciamo che curioso molto. Così ti rendi conto di che cosa perdi. Vabbè, è quello che sono sempre qua. Questa cosa già mi ricorda mia nonna, che quando da bambino portava i bombolini, per il bambino di casa c'era la fettina di pane col sugo di bombolino sopra. Ed è questo, mi fa tornare indietro di un po' di anni. Per il bambino di casa mi piace. Ci mettiamo anche un cuccino di vino? Assolutamente, perché cominciamo da te, che cerco di. Perché da stamattina che tra il porto, la cucina, insomma, fase avanzata, prolungata di stress. Perché il cuoco di bordo, che sarebbe insomma, il marinaio, e lo chef hanno voluto interpretare uno degli elementi fondanti della cucina marinara con due visuali un po' diverse, che sono appunto... Buon appetito. Grazie. Dopo l'antipasto. Dicevo, Ettore, l'olio da oliva... Bravo, ecco, bravo. È stato ampiamente utilizzato da ambedue i cucinieri. Già, per forza. Quindi fatto loro. È un veicolo di sapori. Ecco. Quindi l'uomo è un animale che la sua alimentazione. L'uomo è un animale, mi è piaciuta questa. Cioè, sono buonissimi perché sono bombolini scottadito. Perché un animale, gli animali mangiano solo una cosa alla volta. Ecco. L'uomo invece è l'unico animale che mette insieme più cose. E a seconda nel modo in cui li pasticcia, crea un sapore nuovo che non è quello originale del prodotto. E che quindi per avere una cosa, devi avere per forza un veicolo che trasmetta, e hai l'olio. L'olio da olive è il suo il grasso, meglio. Il grasso perché vegetale. Può essere qualunque. Vegetale o no, qualunque esso sia. Fa da veicolo, e quindi se no non avresti sapore, no? L'olio d'oliva è il primo acido grasso insaturo, il monoinsaturo. Non voglio farla. Però insomma è il primo acido grasso che contiene questi doppi legami tra i due atomi di carbonio e rappresenta la base da cui poi si producono tutti gli acidi grassi poliinsaturi, cioè i famosi omega 3, che sono presenti magari poi nei saldoncini. Nei saldoncini veramente. Perché? L'alimentazione ha un forte potere anche dal punto di vista curativo e anche di stimolo di alcune sostanze preventivo per attivare determinati processi che poi ci sono utili nell'affrontare certe cose, certe patologie. Già molti anni, molti migliaia di anni fa c'è stato detto il cibo è la tua miglior cura, no? Sicuramente sì, per cui come mangiamo, quanto, quando, come, quanto rappresenta la base della nostra salute. Però è importante dove quelle cose che producono quello che mangiamo vengono allevate o coltivate, l'aria giusta, il concime giusto. Cioè, qui parlando di olio siete bravi. Ecco. I lumachini, non ti preoccupare. Ma questi però arrivano dal mare, sono lì. Qui è l'abilità del cucinarli, no? Io ho assistito le operazioni in cucina, devo dire che quattro mosse e hanno messo insieme delle cose di veramente la rapidità perché sono bravi che consentono questi alimenti nell'esecuzione delle ricette è quasi disarmante. Dici, ma non è chissà, invece no, sia lo chef che il cuoco di bordo, diciamo così, il marinaio, con la loro sapienza, con il loro mestiere, hanno messo veramente 5 minuti per creare un piatto di questo genere. Io ho incrociato tanti chef a livelli diversi,
Però la cosa che ho imparato è che se c'è un prodotto buono basta veramente un filo d'olio o due cose e già il prodotto ce l'hai e fa bene. E fa bene e riesce ad assolvere al suo compito. Luca, ti sei ritrovato nei sapori della nonna, del bambino? Sì, infatti se mi sto ritornando bambino mi viene quasi voglia di prendere la fettina di pane e un po' di sugo. Sì, perché in cucina mi hanno detto qui ti divertirai a pucciare, perché quello è il divertimento, il giochino è quello. Poi questo mangiare con le mani così è un po' ancestrale, un po' selvaggio, selvaggio. Però questi vanno mangiati così. Io mi trovai a cena una sera con un signore di sangue blu e ci proposero i lumachini. Io che sono un selvaggio mangiavo i lumachini come fanno i selvaggi e lui naturalmente cercava di mangiare un lumachino usando forchette e coltello. Forchette un po' dura, un intervento chirurgico. Mentre io avevo finito un piatto e lui ne aveva mangiati tre. Mi ricordo una scena di fantoziana natura, però con questi elementi che volano un po' dappertutto, insomma. Certo è che insomma, l'alimentazione si può far volare dappertutto, però va convogliata, va utilizzata anche. Voi medici la utilizzate anche a scopi terapeutici, diciamo. Sì, adesso, finalmente l'argomento nutrizione sta diventando sempre più importante, dai, per quanto riguarda la medicina. Ti interrompo, se potessi per usare il coltello e la forchetta lo farei, perché non sono, si vede che non sono abituato. Però, scusami. Ma perché tu usi coltello e forchetta? Io sempre. Comunque, facciamo parlare delle cose più serie. Portate un seghetto a Marco, per favore, perché un bisturi. Io sono quello che al ristorante spaghetti e tagliatelle chiedo il cucchiaio. Quello mi guarda un po' male. Da queste parti sì. Un po' la tedesca, alla tedesca. Da queste parti sì. Comunque sì, dai, l'alimentazione è la prima cosa che in realtà dovrebbe essere chiesta a una persona che ti fa una domanda di salute per qualunque tipo di problema. All'inizio noi medici, diciamo, siamo partiti da un'impostazione molto più clinica, diciamo così, e l'argomento alimentazione sempre di più stava diventando una piccola cenerentola, ma fortunatamente negli ultimi tempi questa sensibilità è accresciuta, per cui quella che è quella che si chiama anamnesi alimentare, certo. che noi ci dimenticavamo di fare all'inizio, perlomeno in un certo periodo, finalmente ha acquisito una grande importanza, perché effettivamente alla fine, ecco, io se mi mangio questo lumachino nel mio organismo si mettono in atto determinati processi chimici che non sono gli stessi se per esempio mi mangio un panino. Un panino o una cotoletta, sì. No, perché abbiamo una persona che magari le conosce meglio di noi, però. Perché le cotolette le conosci meglio di noi, Marco? Non so, non è vero, non mangio le cotolette. No, Lombardia, noi abbiamo passato alla Lombardia. Subito questo ascioma, Lombardia cotoletta. Un luogo comune che invece non esiste. Ettore, tu ti eri calato bene nella parte, vedo che ti eri immerso proprio. Io davanti ai lumachini vado di testa. L'olio da oliva te lo sei ritrovato, l'hai sentito, l'hai colto. Si sente che è un bell'olio. Che è un bell'olio, quindi va bene. Qual è il giusto bilancio? Perché sei anche gastronomo, conoscitore di prodotti. Qual è il giusto bilanciamento tra una buona dose di elemento grasso all'interno di una preparazione nel rispetto del cibo? Se vai a calorie sono circa il 20%, da grasso devono arrivare da grassi. Grassi è meglio di tutti, c'è l'olio da oliva. L'olio da oliva, una ricetta sapiente questa. Una ricetta sapiente che nasce dall'osservazione della storia. Alla fine, se si approfondiscono questi argomenti, la cosa bella è questa cosa qui, che se noi facciamo una specie di viaggio nel tempo, andiamo indietro di almeno 30.000 anni e pensiamo all'omino che da queste parti viaggiava lungo la costa per cercare di nutrirsi, e lui si nutriva di queste cose che trovava sulla costa, che gli gettava il mare, se era fortunato riusciva a catturare qualche animaletto della boscaglia e poi trovava qualche radice. Questa era la sua alimentazione di base.
questo non c'era ancora 30.000 anni fa. No, quindi non c'era neanche il pane, non c'erano i farinaci, non c'erano i carboidrati, che forse ultimamente magari... Beh, la frutta però. La frutta sì, è un gioco di carboidrati... Con una capacità di assimilazione da parte dell'organismo diversa. Quindi l'alimentazione fisiologica, sicuramente l'alimentazione fisiologica, la componente grassi è fondamentale, d'accordo. È fondamentale, sì. Anche perché l'organismo è fatto di questo. Nel lavoro che ho fatto ultimamente con gli chef, in realtà una delle cose che dicevano un po' tutti è ormai non ci siamo, non è mangiare più uguale a nutrirsi, ma è il gusto, ci sono tutta un'altra serie di leve interessanti che escono. Quindi ci differenzia tantissimo dallo sfamarsi, no? Probabilmente di quel sigaro, certo, che dicevi tu. Ci si siede a tavola per altre motivazioni. Il problema di sfamarsi non esiste più, è risolto completamente. Infatti chi sta a tavola non sta per nutrirsi, sta perché si trova con gli amici, perché trova dei sapori interessanti, nuovi, che gli piacciono, gli ricordano qualcosa, certo, dell'infanzia. Dell'infanzia. O anche leve emozionali, perché io qui ho un libro che non a caso guardo in questo momento, che ha avuto insomma l'intuizione di Marco nel voler mettere insieme esperienze diverse, tutte che gravitano attraverso il cibo, però finalizzate a una funzione, se vogliamo, così sociale, empatica. Sì. Hai voluto mettere insieme, dove anche Luca è un protagonista. Diciamo che ho dato il mio contributo. Hai dato due, insieme ad altre persone, i chef stellati li hai citati prima. Questo è un messaggio che si vuole portare con questo libro. Sì, beh, allora nasce da una storia triste, purtroppo, perché dietro il libro c'è un'associazione, Francesca Pirozzi Onlus, che era mia figlia, che studiava alimentazione e erboristeria, per cui era nel settore, purtroppo per una malattia è mancata, e lei stava facendo la tesi proprio legata all'alimentazione, per cui con questo aspetto del... Lei chiaramente lo faceva intanto che era in un processo di chemioterapia, per cui stava documentando quello che in realtà le stava succedendo. Ho deciso di pubblicare questa cosa, da sola era un lavoro universitario, ho detto prendo un po' di esperti, nutrizionisti, oncologi, ma prendo anche gli chef, chi tutti i giorni ha a che fare col cibo, quindi ho raccolto testimonianze da più punti di vista, delle ricette, delle cose complesse, delle cose anche molto semplici. Si parla anche, c'è una ricetta anche di uno chef stellatissimo che parla della cosa banale di fare una pasta con l'olio, sì, che fatta in un certo modo è una bella cosa. Sì. E ne è uscito appunto questo libro, Il cibo ideale, che dà un po' di consigli, un po' di chiavi per tutti, non necessariamente per chi è malato, anche per chi... come quando va al ristorante e dice mangio cose buone, sto attento a quello che mangio. Qui l'utilità del libro è quello in realtà è in vendita per poter generare fondi alla ricerca, per cui sto poi sono rimasto in questo territorio, perché poi alla fine per voi c'è il mare, viene dalla Lombardia, sì, ma qua c'è il mare, ci sono meno zanzare, si sta bene. Ci sono capitato appunto per questa triste avventura e ho trovato qui casualmente poi i ricercatori a cui dare il risultato di questo lavoro. Cioè, stavo girando per il mondo, alla fine davvero sotto casa c'era un gruppo di ricercatori che, per cui come sempre hanno bisogno di soldi, dico bene, quindi finalizziamo a persone con un nome e un cognome facile. Come hai scelto le cose da mettere, come in un menù da mettere dentro il libro? Cioè, che cosa ti ha ispirato, cosa ti ha stimolato? Soltanto l'esperienza di tuo figlio, oppure andando a prendere i singoli elementi che hai conosciuto in questo percorso? Beh, allora, diciamo che l'esperienza di mia figlia è stata il motore. Poi era una cosa magica, cioè attivavo, conoscevo qualcuno, usciva un pezzo che poi me ne attivava un altro. Per cui è stata una cosa che a un certo punto mi sono detto... C'è un libro di quasi 250 pagine con dettagli importanti. Addirittura la copertina stessa, che sembra una banalità, è un artista del territorio, racconta una storia, cioè si è tutto collegato in un modo particolare. Poi come dico sempre, questo è il lato più
cioè alla fine tutta questa è una grande scusa per credere di avere ancora mia figlia qua, e in questo gioco mi sembra di aversela, per cui cioè alla fine te la ritrovi nelle sì, perché tutti i giorni è comunque al centro di un'intervista, di una cosa, di un banale messaggio di qualcuno che mi dice ho letto il libro, mi è stato utile. Mi basta già questo. Come utile è poter avere la possibilità anche per chi fa la tua professione di mettere in campo la propria esperienza, no? Perché molte volte si vede col camice bianco un po' così come calati nel ruolo della professione, ma in realtà ci sono tanti messaggi che si possono veicolare, non solo quello legato all'espressione medica. Sì, diciamo che l'opportunità che mi è stata data in questo caso è questa. Il contributo che io porto nel libro è faccio finta di dialogare con un paziente, chiaramente nel mio reparto, in un reparto di oncologia dove si fa prevalentemente chemioterapia, dove ci sono tutta una serie di problematiche, e questi pazienti di fatto tutti i giorni mi domandano come mangiare, come alimentarsi, cosa quindi poter... una domanda ricorrente, è una domanda anche... ricorrente, è una sensibilità che, come dicevo prima, sta crescendo sempre di più. E durante la terapia in tante situazioni ci sono tanti disturbi, la nausea, problematiche di vario tipo, la infiammazione in bocca, il vomito, e le persone mi chiedono ma come, quando devo mangiare? E allora questi consigli che spesso io do a queste persone ho potuto riportarle su questo libro in modo che possano rappresentare uno strumento utile anche per tanti altri. Certo, che possono essere diventare proprio un aiuto per tutti. Noi stiamo mangiando in questo momento i tagliolini, che sono fatti a mano, all'uovo, con grande sapienza, con grande maestria, ma il sugo di sardoncini. Il sugo di sardoncini con le vongole è favoloso. È favoloso. Noi lo abbiamo assaggiato. Io ne avevo un cucchiaio. Ecco, infatti ti stavo aspettando. Ho fatto al varco, al varco, ho detto lo prenderai il cucchiaio. Questo non si fa, ma lo fa. Ecco, questo sugo, Stefano lo ha fatto in 30 secondi. Fa l'olio. E c'era l'olio da oliva. Che anche qui ha fatto da legante per forza. Sennò tutti questi elementi non avrebbero creato amalgama, non avrebbero creato... veramente buoni. Buoni, vero? È favoloso. Sì, alla fine no, ci sono i carboidrati che sono i farinacei, ma sono i farinacei di quelli buoni, cotti dal punto giusto, perché sto sentendo che questi tagliolini, che noi fanesi chiamiamo tagliolini. È chiaro che non devono essere troppo cotti, perché altrimenti se sono... il nostro organismo li assimila troppo velocemente e la glicemia nel nostro sangue va su troppo rapidamente, che non va bene. Il finocchietto nella tua cucina d'origine c'è, te lo ritrovi? No. Come lo accogli invece? Mi piace. Ti piace? Sì. No. Vedi. Sì, noi... sai, nord patate, sono più neutri nei sapori. Sì. Il finocchietto è un gran ruffiano. Secondo me si è innamorato molto anche della cucina, devo dire. La cucina è finocchietto, il nome botanico Feniculum vulgaris, che insomma in fitoterapia è un procinetico, si dice, cioè ti aiuta a digerire bene, si fa una bella tisana a base di finocchio per liberarsi. Dormi fino alla mattina. Assolutamente. No, voi non mi rendete conto che siete nel territorio, però uno che... cioè io venivo nel Costa Adriatica, Gabice, era in vacanza una volta all'anno per 15 giorni, per cui il mare era una cosa lontana, cioè una cosa che si... Adesso mi sembra strano poter dire, cioè posso andarci in qualsiasi momento, posso mangiare il pesce fresco in qualsiasi momento, cioè è una dinamica diversa, cioè l'estate era agosto o fine agosto quando si andava al mare, non adesso è sempre. Adesso è lì, anche il giorno di Natale. Sì. L'altro elemento che è stato portato sulla tavola è il sardoncino, che vediamo anche questo presentato in due esperienze diverse, qui all'interno di questo fantastico sugo, e anche qui
anche qui ci sono gli omega 3. Ci sono gli omega 3. Anzi, mentre nell'olio da oliva si parte con gli omega 3, ma lì è l'acido grasso uno solo, quindi monoinsaturo, finalmente qua negli raffica. C'è la raffica di omega 3, che sono gli acidi grassi poliinsaturi, no? Che ne contengono tanti, ma quello che spesso è diventato un po' un luogo comune, no? Questi omega 3 a cosa servono? Gli omega 3, questi acidi grassi poliinsaturi, vanno a rappresentare la parte costituente portante delle nostre cellule, della membrana delle nostre cellule. È un po' come una macchina che non è sufficientemente oliata e quindi fa fatica a muoversi e consuma tanta benzina, piuttosto che una nuova macchina che ha un olio fresco, giovane, e la macchina va sciolta. La stessa cosa accade in biologia, le cellule che sono ricche di omega 3 funzionano correttamente e poi non creano problemi. Non solo, ma nel pesce azzurro gli omega 3 sono, noi abbiamo in mente 18, adesso scendendo nel tecnico, l'oleico, linoleico, linolenico. In questi pesciolini qui, in particolare, ma in tutti gli azzurri, ci sono i C20, sono 4, dove arrivano ad avere il C18, il linolenico, ne ha 3 di acidi, no? Di acidi di doppi legami. Qui si va sul C20 a 4 doppi legami, a 5 doppi legami e a 6 doppi legami sulla catena. Che hanno dei nomi quasi impronunciabili. Sì, hanno nomi impossibili. Cosa, pentainoico? Basta dire C20, C20 omega 3, ci arriva fuori. Ci avranno tutti i nomi possibili e immaginabili, però sono buoni, fanno bene. Sono fondamentali. Sono fondamentali, perché si chiamano scottadito non a caso. Perché, sì, adesso sono un po'. Però, mio nonno, quando io ero bambino, mi insegnò a mangiarmeli senza togliere la spina. Perché in effetti, nella guaina mielinica della spina c'è tanto fosforo. Che fa bene per la nostra, per le nostre neuroni. Abbiamo definitivamente traviato Marco, che sta vado con le mani. Sta andando via, quindi è un momento che va su, si evolve nella civiltà. Facciamo così. Poi, nell'involuzione sta l'evoluzione, possiamo dire così. Va bene, non dimentichiamoci dello spicchietto di limone, Che ha un suo perché. C'è la vitamina C che cadendo su questo ben di Dio permette l'assorbimento anche degli altri minerali, in particolare il ferro. È fondamentale, è un antiossidante, mentre gli altri sono tutti facili di ossidazione. Cose ci sono attorno a un piatto. Noi adesso ci dobbiamo abbandonare alle libagioni, come sempre facciamo in Cuochi di Bordo. Abbiamo aperto qualche finestra nella mente dei nostri telespettatori, abbiamo dato spunti di riflessione anche attraverso la testimonianza di un libro, racchiuso in un libro, che sia foriero di tante future possibilità di ricerca grazie ai fondi che raccoglie. Noi adesso ci gustiamo i nostri sardoncini, perché questo sì, no, perché abbiamo fatto tanto fatica. In silenzio, come i monaci dei cenobi. Esatto. Salutiamo i nostri telespettatori. Questa puntata di Cuochi di Bordo termina qui. Lasciateci i nostri sardoncini e arrivederci alle prossime. Arrivederci.